Ciao a tutti, benvenuti alla nuova micro puntata di Ti racconto un profumo, anzi ti racconto un profumino. Non è che ti No, racconto. ti racconto un profumino, no? No, abbiamo deciso di fare anche delle Ti puntate. accenno un profumo. Ti accendi un profumo, mi accendo il profumo, si è acceso. No, l'idea è di dare anche, fare i gruppi, fare i monografici, fare due, fare uno, dare un po' di varietà, soprattutto su fragranze di Fare brand. tre, fare quattro, fare Sì, il un. groupage. Praticamente l'idea nasce anche per le recensioni di brand che hanno un grosso pubblico, che sono nicchia, ma meno nicchia, sono come si chiama? A metà tra il selettivo e la nicchia, e che quindi hanno un pubblico più. Una mass niche, una nicchia di massa. Sì, una mass niche, quindi. Quindi le E quindi dedichiamo una mancano puntata. le parole. Sì, è il vino. E quindi dedichiamo una puntata. E poi lo sapete perché adesso vi dico la verità. Perché così su YouTube chi cerca questo profumo ci trova subito e trova il nostro canale e magari ci segue. Stiamo facendo la marchetta, vuoi dire? A marchetta al nostro canale. Le marchette, io sono troppo vecchio. Al nostro Allora. canale per farci seguire di più, eh. Allora, ragazzi, questo non si legge molto bene, ma è Red Roses di Jo Malone London. Credo che il flaconcino è abbastanza iconico, lo Un conoscete. succhettino. C'è il fiocchettino come una volta sulle fragranze di Jo Malone. Io odio i fiocchettini così. Allora, Red Roses è una fragranza classica della linea di Jo Malone. Questa è un'edizione speciale dedicata. È tutta una collezione dedicata alle rose. Sì, ma la rosa è la regina dei fiori. Questa è una rosa molto 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 British. Fammela sentire. Rosa Sì, mamma, proprio le rose. geraniosa. Ho messo il naso, proprio infilato il naso in una rosa rossa, Senza profumo. vellutata e petalosa. Petalosa. Io credo che prima o poi l'Accademia della Crusca ci blocca il canale perché usiamo talmente tante parole che non esistono. No, petalosa è già stato Sì, ma inserito. tutte le altre che usiamo no. Allora, Vabbè, un nostro linguaggio. è una Però. rosa classica, Sì. una rosa che potrebbe risultare un po' da Shura. Non è molto giovane. È molto più classica. È È classica. una bellissima rosa da indossare, è una bellissima rosa da uomo, Sì, perché ha questo aspetto secondo me sì. verde di geranio e poi il fondo di cera d'api, leggermente mielato, ma non dolce, che trovo molto interessante. E rimane questo aspetto rosa verde, quasi come se fosse un misto di profumo della rosa con le foglie sminuzzate tra i denti. Comunque la rosa è buona, tra le La rosa dita. Beh, si viene usata anche nella pasticceria, viene usata per. anche una tisana alla rosa è buona. Questo è un classico di Jo Malone, a me è sempre piaciuto. Sì, è una bella rosa, è una bella È una di rosa. quelle fragranze che piacciono a me, piacciono a pochi, purtroppo No, è è per gli così, amanti però. della rosa, questa è bellissima. Una rosa purista, no? Sì, assolutamente sì. Per chi vuole proprio, no, non La vuole rosa. la rosa e non vuole mescolata con altre note che prendono, che predominano oppure che la sporcano. Questa è una rosa. Sì, io ti devo dire che quando lavoravo da Jo Malone, un po' di anni fa, quando venivano le persone e gli chiedevo cosa non gli piacevano i profumi, dicevano sempre la rosa e spesso uscivano dal negozio con questa rosa qua. Perché effettivamente non è quello che ti aspetti da una fragranza alla rosa, proprio per questo aspetto fresco, verdeggiante, quasi linfatico, direi, della rosa. Sì, ma proprio guarda, sono ritornata al giardino in Calabria quando. Nel 1800. No, nel 1800 ci sono stata a Natale, ma le rose non c'erano. Però mi piace, ci sono delle rose che non hanno un profumo molto tenue, altre come queste, proprio io.
infilo il naso dentro e godo del profumo. Ogni Allora, tanto ci trovo qualche insetto. lei infila il naso dentro i cespugli dei gelsomini, dentro le Eh rose. sì, e ci Ora, trovo gli insetti ogni i tanto. cespugli. Sì, le spine, scusa. Ok. Nel bocciolo non ce le trovo le spine. Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso, perché mi stanno venendo in mente un paio di battute che non sono adatte per il pubblico più ampio. Poi te le dico dopo. Allora, avete mai sentito la Red Roses di Jo Malone London? Vi piace come fragranza? La indossate? O avete sentito la nuova collezione dedicata alla rose di Jo Malone? Se sì, scrivetecelo sotto, e diteci quali sono le vostre rose preferite. Questo sarà un ennesimo video dove ci dicono quali sono le loro rose preferite, quindi cercate delle rose nuove e consigliatecene qualcuna da sentire. E alla prossima, direi. Sì.